Un tema di assoluta importanza, quello affrontato nel salone dello Stemma del Castello Stella Caracciolo a Palagianello da una conferenza che è stata organizzata dall'Università Territoriale per l'Educazione Permanente. Riformare la Costituzione? Questa è la domanda. Si parla da tanti anni di riforma della Costituzione, sono 60 anni che si discute, però non si riesce mai a fare una riforma, insomma, o perlomeno alcuni articoli della Costituzione per rendere appunto pratica la governabilità del Paese. Tutto qui. Quindi abbiamo fatto anche noi all'interno di questa nostra università, abbiamo fatto dei corsi di educazione civica. E vogliamo ancora di più, fare qualcosa di più per poter approfondire queste problematiche appunto sulle riforme. Così il professor Bellisario Cassandro, di certo una riflessione sulla Costituzione che va riformata e adeguata ai tempi che cambiano, anche se poi dovrebbe essere attuata quella che abbiamo fino in fondo. In realtà la nostra Costituzione ha un problema oggi che è stata quella di essere stata non del tutto attuata. Indubbiamente dei cambiamenti sono necessari, ma forse il problema principale è di attuare completamente la Costituzione. Renderla cioè, soprattutto nelle parti, penso ancora alla prima parte della Costituzione, attuarla senza farne venire meno lo spirito dei Costituenti. Così il professor Angelo Chielli, docente di filosofia politica all'Università di Bari. Il convegno è stato moderato dall'avvocato Domenico Cantore. Biagio D'Alberto, che ne è il presidente, ha portato il saluto dell'Auser regionali. All'evento hanno partecipato Vito Marinelli, presidente del Consiglio Comunale, e il sindaco Giuseppe Gasparre. La mia esperienza ventennale da consigliere comunale e da qualche mese di sindaco mi portano con la mente indietro e sento da tanti anni la necessità anche di colleghi che mi hanno preceduto, ma anche io che ho rivestito cariche da assessore sempre negli enti locali, a Palagianello, nell'ente locale. Credo che una riflessione profonda è arrivato il momento che la si faccia ed è davvero necessario intervenire.